L'oggetto 114 sono i consiglieri Mancini e Fiorini ad presentare questa interrogazione all'assessore Chianella. Futuro lavorativo dei dipendenti della ex FCU. Nel periodo in cui la linea ferroviaria rimarrà chiusa, informazioni della Giunta regionale al riguardo. Prego, vicepresidente Mancini. Grazie Presidente. Oggi, assessore Chianella, certifichiamo la sua popolarità all'interno di questa assemblea con 5 interrogazioni che la riguardano direttamente su temi molto importanti come le infrastrutture. Non mi dilungo su quello che ha detto poc'anzi la collega Carbonari in tema dell'FCU, perché io tratterò l'aspetto dei dipendenti. Però esibirò ovviamente l'attenzione di chi ci guarda da casa e ovviamente dei presenti quello che scrivono i giornali, che conta molto più di tante affermazioni che fino ad oggi, assessore, non hanno trovato pratica, perché se no oggi, cito La Nazione, Umbria binario morto, Corriere dell'Umbria chiude la ferrovia Umbra, Il Messaggero, ex FCU, alta tensione per la chiusura. Se uno va a leggere gli articoli, ci sono una serie di analisi preoccupate innanzitutto di chi prendeva l'FCU, di chi in questi anni è stato scoraggiato da un servizio ogni volta pessimo, che non è imputabile però ai lavoratori, caro assessore. È imputabile alla macchina politica e amministrativa che in 50 anni hanno depotenziato la spina dorsale di questa regione. È un'interrogazione. La spina dorsale, abbiamo detto poc'anzi, dell'aeroporto con compagnie aeree che non decollano, però magari qualcuno, come ha ricordato qualche collega, si è preoccupato di dare subito fiducia. Si vanta, caro assessore, incrementi turistici di 25.000 unità, l'aeroporto di Cagliari ha fatto solo 500.000 passeggeri nel mese di agosto e noi di grazia si arriveremo a 250.000. Collega Squarta, arrivo, collega Squarta, parlo, è perché quando si parla di lavoratori, posti di lavoro, parlo, l'FCU ci arriva il Presidente, no, ma io perché poi parlerò delle sue dimissioni che gliele chiedo, quindi qual è il problema? Io l'ho già annunciato in tanti dibattiti televisivi, oggi le formalizzo. Attenzione ai tempi, prego. Proseguo, Presidente. Allora, naturalmente, oggi io devo leggere da qualche giornale che magari sono stati invitati i lavoratori a cambiare e a riqualificarsi. Mi aspettavo un scatto di dignità di chi ha gestito Umbria Mobilità e ovviamente la politica ad essa collegata, che si dovrebbe riqualificare lui per primo, vedendo i risultati, perché i soldi sono arrivati. La storia di questa importante infrastruttura è certificata, 130 anni di storia, qualcuno mi ha copiato la battuta, chiusa solo durante i bombardamenti anglo-americani, poi siete arrivati voi, che anno dopo anno avete smontato le capacità di offerta di un servizio eccellente, che sapeva mettere in collegamento le due estremi dell'Umbria correndo davanti e a fianco alle 45. Una visione delle politiche dei trasporti completamente assente. Vi prego un po' di silenzio in aula, grazie. Le chiedo di darci pubblicamente, perché ci sono, dove andranno i dipendenti che momentaneamente, sospendendo il servizio commerciale, perché alcuni si sa che sono di Umbria Mobilità, ma altri non è ovviamente competenza della regione, sono di Bus Italia, ma sono famiglie che risiedono ovviamente nei territori più interessati, e noi ci interessa parimente ai lavoratori che sempre le forze politiche di opposizione, come all'inizio di questa sessione, ex Pozzi, Perugina, Merloni, Thyssen Group, Novelli, cioè sono lavoratori come gli altri, che però oggi gli si richiede di riqualificarsi. Ma perché dovrei riqualificare se domani dico che riapro il servizio? Allora non possiamo preparare tempo, noi lavoratori, concludo Presidente, a fare qualcos'altro, se poi sappiamo che lo riapriamo il servizio. Quindi la interrogo, no, ma replicherà, assessore, replicherà il testo, che fine fanno i lavoratori? Grazie. Grazie, prego, assessore Chianella. Allora, no, Presidente, io capisco che Mancini, il consigliere Mancini
voglia fare un comizio se ci riesce, non ha letto l'interpellanza. Questo è, io credo che nella interlocuzione tra assessore e consigliere questo dovrebbe accadere. Dico anche, stigmatizzo, delle affermazioni, cosa che non hanno fatto gli altri consiglieri, del consigliere Mancini rispetto al fatto che io avrei preso in giro i cittadini. Questa cosa mi offende, chiaramente lascia il tempo che trova per le esperienze di carattere amministrativo che Mancini ha mai svolto rispetto alla pubblica amministrazione, e questo lo condannano. Dico semplicemente, rispetto all'interpellanza proposta, che concordo sul fatto che la FCU sia di vitale importanza per il territorio regionale e per la regione dell'Umbria. Al di là delle parole in libera uscita che noi abbiamo ascoltato anche adesso dal consigliere Mancini in questi giorni, e di ipotesi fantasiose, per non usare altre parole, diciamo così, offensive, che sono circolate anche ieri, per esempio, sulla stampa, e che non hanno ovviamente il benché minimo fondamento. Quindi, con riferimento tra l'altro al passaggio dell'aeroporto, siccome il consigliere Mancini legge solo quello che gli fa comodo, allora direi vatti a vedere Umbria 24 rispetto per esempio all'attivazione della prossima primavera con Ryanair, cosa che i consiglieri che hanno fatto le interpellanze sull'aeroporto hanno ovviamente riconosciuto, tra virgolette, di due voli settimanali della prossima primavera con Ryanair. Quindi direi non prendete solamente le cose che vi fanno comodo perché dovete fare il comizio, ma fate un ragionamento a tutto tondo. Detto questo, con riferimento alla temporanea sospensione dell'esercizio commerciale, e sto all'interpellanza, dipendente dalla necessità di esecuzione dei lavori di ammodernamento e sistemazione dell'infrastruttura ferroviaria, abbiamo chiesto, ovviamente, alle aziende interessate, Umbria Mobilità, TPL e Bus Italia, le situazioni che si stanno determinando, le quali aziende, con una l'interlocuzione ovviamente da parte nostra con l'azienda resta costante, le quali aziende in questi giorni hanno avuto diverse riunioni con le organizzazioni sindacali. Per quanto riguarda Umbria, TPL e Mobilità, non ci risulta che ci saranno problemi di sorta sul futuro lavorativo dei suoi dipendenti, come non ci saranno problemi anche per Bus Italia, salvo che per una parte del personale cosiddetto eccedentario, che rappresenta 34 unità delle 82 impiegate sull'infrastruttura ferroviaria, che verrà ricollocato come segue, ricollocato ancorché temporaneamente in attesa della riapertura della stessa infrastruttura. Verrà ricollocato in mansioni di controlleria e verifica nei titoli di viaggio, nei servizi sostitutivi treno e nei servizi gomma, e con distacco per una parte di loro temporaneo presso la società Trenitalia e presso la Ferrovia Italiana SPA, con mansioni in prossimità della regione dell'Umbria, che poco cambiano rispetto al loro, diciamo così, attuale lavoro. E da ultimo, solo volontariamente, per chi vorrà farlo, con mansioni di autista, previo ovviamente corso straordinario per il conseguimento del titolo abilitante, patente di più CQC. Chiaramente tutto questo l'azienda, nel caso specifico Bus Italia, la sta facendo con un accordo di massima e con riunioni con i rappresentanti sindacali, anche se non scritto, ma con un accordo di massima con le organizzazioni sindacali. Bene, prego per la replica brevemente. Sì, sarò breve. Quando in passato, assessore, unitamente al primo atto da me presentato, unitamente, ripeto, al consigliere Chiacchieroni, era il luglio 2015, che impegnava la Giunta, diciamo, chiedeva alla Giunta di agevolare tutte le procedure per impedire la chiusura dell'FCU, noi a suo tempo, in modo trasversale e apolitico, poi reiterate in altri dibattiti di questa Assemblea, abbiamo ottenuto l'assicurazione su quello che era la non chiusura del tratto intero dell'FCU. Sa benissimo, dovrebbe dire, che dal 2005 il tratto Umbertide-Ponte San Giovanni era stato oggetto di un intervento, in quella parte la struttura è migliore, quindi si potrebbe conservare, assessore, una parte di quel servizio. Però le voglio anche ricordare che lei sempre, su una mia interrogazione in merito alla possibile interruzione della galleria Baldeschi, se ben ricordo, tra Ponte Valle Ceppi
e Ponte San Giovanni disse che entro il mese di settembre, cioè prima della riapertura delle scuole, quel tratto sarebbe stato diciamo rimesso a posto. È nota la questione della rincalzatrice, mi scusi assessore se rimetto i diti nella piaga, 7.000 euro al mese di affitto per una macchina che oggettivamente aveva un piccione morto sulla sua cabina, quindi non veniva adoperata molto, e però mi permetto, assessore, concludo, che lei disse che un investimento di 711.000 euro quella galleria, quel tratto avrebbe permesso il mantenimento del servizio, perché è evidente che per la zona nord dell'Umbria era importante almeno garantire una parte che dalla città di Umbertide, dove c'è tra l'altro, mi permetta assessore, l'officina meccanica dei treni, che comunque riguarderà ancora il tratto Terni-Rieti-L'Aquila, quindi un polo tecnico importantissimo, è primario che quel tratto fosse mantenuto in esercizio per consentire all'interno di una attenta riqualificazione, è auspicabile, lei sa benissimo che noi siamo tifosi e non penso di essere il solo da quelle parti a chiederlo, ripeto, oggetto di iniziative di questa assemblea trasversale, a oggi i risultati non ci sono, non è che non lo dico io, lo dicono i giornali, abbiamo fatto le campagne di treni Lumaca, ci sono treni che andavano a 5 km all'ora, non è una cosa, mi permetta, normale, che grida, mi permetta ancora se insisto, ben detta, non possiamo non ricercare responsabilità, quindi io sono insoddisfatto della sua posizione, perché come responsabile diciamo, di questa giunta dovrebbe iniziare a una profonda rivisitazione di chi ha determinato questo deterioramento improvviso che ha portato alla chiusura. Io mi dispiace, assessore, grazie. Lei sa che la stimo dal punto di vista umano, concludo, però oggi lei non ha agito per cambiare, ripeto, rimuovere chi è stato responsabile di questo disastro. Grazie. Grazie, vicepresidente. Concludiamo con l'ultima interrogazione rivolta all'assessore Cecchini e presentata dai consiglieri Liberati e Carbonari. Rammento anche a voi il rispetto dei tempi. Gli intendimenti della Giunta regionale volti a favorire anche in Umbria, nell'attività di ricostruzione edile post-sisma, l'utilizzazione di materiali ecocompatibili e salutari e totalmente antisismici. Chiedo anche un po' di silenzio in aula e sul corridoio adiacente all'aula stessa. Grazie. Sì, in questa regione che sta evidentemente divenendo un ramo secco integralmente, un ramo secco d'Italia, purtroppo noi dobbiamo anche cominciare ad evidenziare quelli che sono non soltanto i parametri economico-finanziari non propriamente positivi, non soltanto gli orizzonti abbastanza foschi, ma l'idea di cambiare delle prospettive fondamentali in tema di urbanistica / edilizia. Chiediamo con questa interrogazione di cominciare a ripensare il modello ricostruttivo, perché ogni 20 anni, ogni 15 anni, stiamo a registrare miliardari danni, e non parlo ovviamente in questa sede delle vittime che nell'ultimo sisma, per circostanze del tutto fortuite, non ci sono state, quello ovviamente del 30 ottobre, ma questo non cambia la situazione. Noi chiediamo che nella prossima legge regionale sul terremoto vi sia l'adozione di tecnologie finalmente nuove, l'adozione di materiali ecocompatibili, sostenibili da un punto di vista anche, voglio dire, sanitario, salutari, materiali che altrove durano anche molto più di un secolo, e che invece dalle nostre parti, per un equivoco, ambiguo problema culturale, non vengono utilizzati se non in minima parte. Siamo quindi dinanzi alla necessità di un aggiornamento tecnologico del patrimonio edilizio, lasciando una vestibilità esterna ovviamente coerente con quelle che sono le caratteristiche tipiche del nostro tessuto edilizio, ma andando finalmente ad adeguare in modo nuovo, serio, con terra cruda, paglia, canapa, acciaio,
con altri materiali. Acciaio, l'acciaio ovviamente si usa già, ma è possibile fare di meglio. Il legno perché soltanto in alcune zone d'Italia va alla grande, peraltro talora anche mantenendo le facciate che sono tipiche del nostro territorio? Allora su questo finalmente è necessario uno scatto in avanti, altrimenti noi stiamo sempre a pagare miliardi su miliardi senza mai risolvere nulla. Grazie. Grazie, prego Assessore Cecchini. Sì, ma naturalmente i materiali che verranno usati per la ricostruzione saranno quelli che prevedono e le modalità ricostruttive saranno quelle previste dalle norme vigenti urbanistiche ed anche edilizie, che potranno essere ammodernate dallo schema di legge regionale sulla ricostruzione che arriverà in Consiglio regionale entro breve, chiarendo che questo non potrà comunque intervenire anche nella libera scelta che i cittadini faranno, intendendo che nei territori colpiti dal sisma c'è una parte di patrimonio pubblico su cui scelgono naturalmente le istituzioni, la pubblica amministrazione, c'è la gran parte di patrimonio danneggiato che è privato, e questo passerà attraverso il rispetto delle normative ma anche la scelta che singoli cittadini porteranno avanti. Il patrimonio danneggiato peraltro insiste in un territorio, anche se non eccessivamente grande, rapportato al territorio umbro, comunque un territorio abbastanza esteso, diverso da un punto di vista geografico ma anche da un punto di vista di qualità paesaggistiche del territorio, perché in alcuni casi gli edifici danneggiati sono all'interno di centri storici di pregio, in altri casi sono in aree vincolate all'interno con vincoli paesaggistici di grande pregio, in altre aree sono all'interno del territorio o di nuove recenti costruzioni o comunque di poco scarsa qualità ambientale e paesaggistica. Quindi credo che ci sarà la possibilità di intervenire anche con la flessibilità di cui c'è bisogno in un territorio con queste caratteristiche e con l'obiettivo che prima di tutto viene la sicurezza delle persone, dei cittadini, e quindi la sicurezza degli edifici. Per questo immagino che saranno utilizzate tutte quelle normative che consentono di avere prima di tutto la sicurezza antisismica in una regione dove sappiamo che comunque sia, essendo zona sismica, i terremoti non sono più, come dire, sono una certezza ogni tot anni, e la conseguenza è che io credo prima appunto debba essere preso in considerazione il rispetto delle norme che tutelano la sicurezza degli edifici, che tutelano i cittadini, la parte anche architettonica, storica dell'Umbria, perché negli interventi io credo non dovremo andare a snaturare quello che è anche un nostro patrimonio, perché i connotati dell'Umbria sono fatti dai beni artistici, culturali, architettonici, del patrimonio edilizio anche rurale, del paesaggio, soprattutto in quella parte dell'Umbria, e credo che laddove riusciamo ad inserire anche nuove modalità, nuovi materiali, nuove tecnologie, questo possa solo portare valore aggiunto al lavoro che andremo a fare dalle prossime settimane e dai prossimi mesi. Quindi credo che potremo aggiornare questa nostra riflessione nel momento in cui lo schema di legge regionale per la ricostruzione arriverà in aula. Grazie, prego consigliere Liberati. Considero positiva, per credo la prima volta, questo genere di risposta. Considero positiva questa risposta, ma attendiamo gli eventi, cioè attendiamo la legge regionale che al riguardo arriverà in aula. Credo che sarebbe necessario un esempio da parte degli enti pubblici sul patrimonio pubblico, iniziare a investire con questi materiali, anche con questi materiali, per disintossicarsi un po' anche dalla lobby del cemento che ha fatto il bello e il cattivo tempo in Umbria e non solo, con tutta una serie di conseguenze che abbiamo visto peraltro nelle precedenti ricostruzioni, quando sono stati commessi errori ingegneristici anche gravi con l'appesantimento dei tetti, eccetera eccetera. E allora su tutto questo attendiamo riscontri concreti. Grazie.
Bene, abbiamo concluso così la seduta del Question Time. Grazie.